Troppo facile, andiamo avanti. Insufficienza per Alessandro, che non tocca un pallone, non è per modo di dire. 4. Beh, è stato bruciato, eh. Oh. Lui e la Gheb sono stati letteralmente bruciati. La Gheb, ribadisco, si è bruciato da solo. Ma ci siamo dimenticati di quando entravano in campo, toccavano un pallone e lo buttavano dentro, questi, insomma? Che clima c'era soprattutto all'interno di quello spogliatoio? Che clima che c'era, che non c'è più. Basta. Qui io c'ho uno che sta, c'ha un tipo mantra, un torna a Baldassarri, 3 possibilità, non è, non è né una bocciatura, né 3-4 una via di mezzo, via, andiamo avanti. Su 6. Tozzi Borzoi finalmente è sufficiente, 6 e mezzo. Torna al gol su azione dopo secoli. Te l'avrà forse dedicato, Enrico? Romano! Te l'avevo detto che segnai, me l'hai dedicato il gol. Bene, continua così, forza, andiamo avanti. Vedi che porta bene. È stato decisivo stavolta. Cavolo. Chiudiamo con la sufficienza di Piccioni, che non è ancora al meglio, ma il suo contributo si nota sempre. Poi è entrato anche con valore, però non giudicato. È imprescindibile Piccioni. È imprescindibile Piccioni. Piccioni a sinistra. Ma lo dico invece, che sia ben chiaro. Piccioni a sinistra, ecco, Concas a destra. Sono imprescindibili. Non mi dire Di Deo e Danucci in mediana. Danucci e Di Deo mediana. Cardona terzino sinistro. Ci ha giocato tutto l'anno l'anno scorso. Del Grosso terzino destro. Ma che ci vuole Domenica? Che ci vuole Di Dio e Borghetti centrali? Che ci vuole? E vai in Serie B e guadagni tanti soldi e ti lanci nel firmamento. Senti, ma che ci vuole? Ma fare il corso per allenatore? Io? No, ma io sono un osservatore. Ho fatto il corso per osservatore, 5 anni ho osservato, lunghi 5 anni, eh. Ma perché una volta gli allenatori li facevano in 30 il calcio? Allora quelli 30 sapevano... secondi. No, 30 persone. Poi invece ogni tanto si inventa l'allenatore. E allora si devono inventare ogni tanto qualcosa di nuovo. E mo questo si sta inventando. Sto vedendo le prossime mosse di mercato. Ma ha convinto Enrico, che te devo dire? Capito? Ho capito perfettamente. Vogliamo parlare di Del Grosso? Lo porteremo anche in consiglio. No, io adesso voglio parlare di Del Grosso. Esigo parlare di Del Grosso. Reo di aver. Allora, no. Evitiamo querele. Atteniamoci ai fatti. Si sa che Del Grosso ha rifiutato di andare alla Propatria. Un fatto. Punto. Si sa che Del Grosso non è stato convocato per Potenza. È un altro fatto. Ma non sarà convocato più. Vedremo se verrà convocato per Verona. Fatto Del Grosso, giochiamo solo contro la prima in classifica. Ci vogliamo privare dell'unico terzino di ruolo che abbiamo in rosa al momento? Io penso proprio che ci riusciranno a fare questa ennesima perla. Fatto Del Grosso ha rifiutato di andare a Propadre, a Busto Arsizio. A Busto Arsizio. Da 2 anni e mezzo. Comunque non gli avevano posto un giorno di contratto, due anni e mezzo di contratto. Sì, no, ma se permetti, io Del Grosso, che a giugno sono svincolato, me ne vado dove mi pare. Cioè, o mi fai ridere per bene. Vabbè, ma che ci importa? Rifiutato, rifiutato. No, però no, il discorso, ma queste sono cose legittime e lecite. Non è lecito per un rifiuto, questo finisce fuori, però congelato. Il discorso viene da lontano. Cioè, nel momento in cui tu hai penuria di difensori esterni, per pensare di cedere uno come Del Grosso, che l'anno scorso ve lo ricordate quando è mancato Del Grosso, quanto era calato anche Concas? Allora, poi, per pensare un'altra volta senza Del Grosso, di cedere Del Grosso, deve esserci qualcosa di non immediatamente palese, perché io decido di cedere un giocatore quando evidentemente questo giocatore non mi dà determinate garanzie, o se ho un cattivo rapporto con questo giocatore. È vero che Del Grosso, e posso dirlo tranquillamente, che Del Grosso quest'anno non ha reso come probabilmente ci si sarebbe aspettati da lui, perché io credo che sia un giocatore di buone caratteristiche. Sì, ma tu c'hai esperienza, però, non può essere quando a Matteo il sostituto Del Grosso. Però decidere, e torno a ripetere, decidere di cedere un difensore. No, veramente, sì, però queste sono cose logiche. Il problema è che la Ternana, un po' come diceva Enrico Briotti, la logica non c'è. Perché comunque ribadisco quello che dicevo l'altra volta: bisogna inserire ai lati delle formazioni delle squadre i nomi dei procuratori, e tante cose si capiscono. Posso dire un'altra cosa, ecco. Massimo? Perché mo lui adesso un periodo non abbiamo più parlato, però mi giungono delle voci strane. Ma insomma, sto settore giovanile come va a finire?
No, perché mo lui non so se ancora. Tu sai ancora come funziona? No, che ne so. Non lo so, dissociatevi da quello che sto per dire. No, in anticipo, ci dissociati, sociali. Allora, fino all'avvento di questa gestione, tutti sanno che il settore giovanile della Ternana Calcio era tra i 10 migliori in Italia. E lo stanno a testimoniare i giocatori che oggi addirittura militano in nazionale. Ne dico uno a caso, Candreva. Per non parlare poi di Jimenez, per non parlare di Gargià, per non parlare di Adescina, per non parlare di Adescina è sparito. Vabbè, però a suo tempo ha giocato in Serie B Adescina. Posso fare, ti do uno spunto in più. Tu ti ricordi quando andava Gargià alla Roma, a noi venne Corvia in comproprietà e più opzione su Galasso. Bene, sai quanto ha pagato la Roma per riprendersi la metà di Corvia? Da questa società 58.000 euro. Beh, Corvia titolare in B con Lecce primo in classifica, insomma è chiaro che ma 58.000 euro attualmente secondo me manco conta a Matteo c'è più con 58.000 euro, forse sì, sul bilancio della AS Roma Calcio, perché lui è tifoso della Roma, consultabile ovunque. Vabbè, per farla breve, insomma, questo discorso sul settore giovanile. No, qualcuno mi ha detto, ma visto che adesso sta bilancio. Bilanci sono pubblici, quindi è effettivo quello che dici, sicuramente. Quotata in borsa la Roma. Tanto per farla breve, insomma, sta storia, si sa che il futuro di ogni società calcistica che si pregi di definirsi tale è nel settore giovanile, è nell'investimento che si fa sul settore giovanile, anche rischiando, come venne rischiato a suo tempo in maniera piuttosto eclatante da Borea come da altri direttori che si sono succeduti al comando della Ternana. Però basta un giocatore, basta azzeccare un giocatore per pagarsi non un anno di settore giovanile, ma per pagarsene almeno 10 anni di settore giovanile. Purtroppo il settore giovanile della Ternana attuale non è più quello di un tempo, e non mi si vengano a spacciare fandoni e della serie puntiamo sui giocatori del posto, teoria che io stesso non mi vergogno a dire che ho avallato a suo tempo in quanto servo e utile idiota. Non è vero. In realtà questa società si disinteressa completamente del settore giovanile, non gli interessa un fico secco, tant'è vero che non uno dei famosi 90 è approdato in prima squadra, così confermando il fallimento di 6 anni di sacrifici fatti da gente che comunque ci ha messo del suo, ci ha messo l'impegno, la buona volontà e, perché no, anche la professionalità. Questa è una società che non vuole investire sui giovani, ma non solo non vuole investire sui giovani, mia personale opinione, ma lo dimostrano i fatti. Basti pensare che la squadra di punta, il fiore all'occhiello del settore giovanile della Ternana a calcio, gli allievi nazionali che sono in piena lotta per i play-off e che vanno a giocare contro squadre di Serie A, non mi si parli della Berretti, perché la Berretti dovrebbe essere il serbatoio della prima squadra, ma è stato ridotto come è stato ridotto da gente sicuramente non all'altezza per poter pilotare formazioni di questo calibro. Parliamo della squadra di punta, gli allievi nazionali che vanno in giro per tutta Italia portando a spasso il nome della Ternana. Ebbene, questi ragazzi di 17 anni, 16 anni, sono costretti la domenica ad alzarsi la mattina alle 5 per andare a giocare alle 11, perché nessuno si preoccupa di farli partire il sabato sera, perché costa troppo il pernottamento. Ma non finisce qui. E qui si rabbrividirebbe anche Fedeli, che ci ricordiamo bene con Livia Torre quello che faceva. Questi ragazzi pranzano con un sacchetto, con i panini che gli vengono preparati il sabato, perché non si hanno 500 euro da spendere per pagargli.